Dunque, ehm, parliamo di che cos'è questa coerenza e che cos'è questa coerenza dell'acqua che consente la scoperta di queste nuove eh, possibilità del bioelettromagnetismo. Eh, è dovuto a Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice, e Giuseppe Vitiello, che è stato ricette, poco fa citato per questo ultimo lavoro, eh, fornire eh, la cornice quantistica. Per spiegare l'immagazzinamento d'energia eh, nell'acqua, essi hanno predetto l'esistenza di domini di coerenza, cioè di cluster di, eh, di molecole d'acqua che oscillano in fase e l'hanno predetto nell'acqua ordinaria. Venti anni dopo, l'hanno predetto nell'88, 20 anni dopo. I cluster di molecole d'acqua sono stati osservati eh, da Wang nel 2009, è stato pubblicato su PNAS. I riferimenti purtroppo sono in fondo alla, alla presentazione. E sono stati confermati poi da, indipendentemente da Vittorio Elia e anche da Tuskin dell'Università di, di, no, di Firenze. Che ha pubblicato il risultato su Nature nel 2013. Ecco cos'è la coerenza, eh, così la chiariamo un attimo. Eh, la coerenza è, è la proprietà di un insieme collettivo, di un sistema fatto da molte mh, particelle o da molte onde elettromagnetiche, vale sia per le onde che per la materia, di oscillare in fase. Ecco, qui c'è un esempio semplice, nel 1950 è stato scoperto il laser e che cos'è il laser? È un raggio luminoso che proviene da una sorgente che lo genera come un raggio coerente. La differenza, naturalmente, se il raggio è rosso, si tratta di una luce rossa che ha la stessa frequenza della luce rossa emessa da un LED o emessa da un faretto. Ma la quindi la stessa frequenza, ma non basta, per la coerenza occorre un'altra proprietà, la stessa fase. Occorre cioè che le onde abbiano, ehm, siano accordate in fase, come vedete nel, nell'immagine a sinistra, laddove invece le onde emesse sempre da una sorgente rossa, quindi con la stessa frequenza, eh, non coerente, se la eh, sorgente è non coerente, l'onda eh, risulta eh, non in fase, le varie onde sono non in fase. Questa ecco la coerenza. Eh, fu la prima domanda che la fisica si pose alla fine degli anni '50, e la coerenza è stata scoperta nelle radiazioni. Esiste anche nella materia. Il primo a scoprirla fu Landau, un grande fisico russo, che nel, scusate, nel 1962 prese il premio Nobel per questa scoperta. Scoprì che la coerenza è una proprietà anche della materia, ma lo scoprì in una condizione particolarissima dell'elio. Vedete, in questa, a sinistra di questa... Riga rossa di queste due righe blu, e quando cioè la temperatura è inferiore a 2,25 gradi Kelvin e a pressione estremamente bassa. In particolare si tratta di uno stato della materia che non si trova nell'universo perché l'universo, sapete, è a 2,75 gradi Kelvin, quindi mezzo grado in più e ciò è dovuto alla radiazione fossile del Big Bang. Eh, in tutto tutto l'universo è pervaso da questa radiazione fossile, la cui temperatura è 2,75 Kelvin, quindi mezzo grado in più. Quindi quello che ci si chiedeva, naturalmente alla frontiera della, della, di questa zona, e che corrisponde a questo punto dove la densità del rapporto tra la frazione coerente del, del liquido e la frazione non coerente diventa giustamente 0,5, eh, lì è definita la frontiera, un fatto diciamo convenzionale. Bene, ehm, la novità della scoperta di Giuliano Preparata del giudice Vitiello è la coerenza non a temperature addirittura al di fuori dell'universo, più basse di quelle che sono nell'universo, ma in una situazione di normalità. Viene scoperta la coerenza all'interno dell'acqua. Qui questa è un'immagine artistica. Eh, qui si immagina di individuare questi cluster come gocce e intorno queste, mh, queste molecole isolate che sono la, parte, la frazione non coerente dell'acqua. È un'immagine artistica, le dimensioni sono eh, arbitrarie. Quando questi cluster di molecole d'acqua sono coerenti, cioè oscillano in fase, allora sono detti domini di coerenza. Questa questione della coerenza ha un'implicazione enorme per quello che sarà eh, lo sviluppo delle scienze, in particolare della biofisica, ma giusto una parola per ricordare il suo significato epistemologico. Vedete, mh, gran parte della filosofia scientifica eh, che eh, è originata nel XIX secolo, soprattutto il meccanicismo, eh, si basa su una concezione che eh, viene definita riduzionistica. Il postulato, il paradigma di questa, di questa concezione è che tutti i sistemi complessi possono essere espressi come risultante cioè le loro caratteristiche possono essere espresse come risultante delle proprietà degli elementi che li costituiscano. La coerenza è la prima eccezione a questa regola, che poi è stata rafforzata anche dalla splendida ehm, analisi ehm, di Boltzmann che aveva fatto vedere come la termodinamica poteva essere interpretata alla luce delle proprietà microscopiche di velocità e accelerazione eventualmente e, e posizione delle molecole costituenti i gas. Ma invece questa proprietà, che è una proprietà che emerge con la scoperta del laser, è una proprietà nuova, che è una proprietà collettiva. Non possiamo, tornando indietro, dire che questa onda da sola, se fosse da sola, è coerente. Per essere coerente... L'essere coerente significa che è in fase con le altre. Quindi è una proprietà collettiva che non esiste come proprietà della singola. Se noi consideriamo le proprietà della singola onda e vogliamo da queste derivare il comportamento della luce del laser, non possiamo arrivarci. Potremmo al massimo raggiungere, descrivere il comportamento della luce normale. Non è qui la sede per una discussione di, di metascienza o di filosofia della scienza, però eh, volevo solo so sottolineare come questo, questa novità rivoluziona eh, il paradigma scientifico del, del meccanicismo e in particolare eh, dimostra che il riduzionismo è infondato. Ecco, qui diciamo, eh, facciamo riferimento ad un altro grande della, della biofisica, che è Mikhail Jadin, che purtroppo ci ha lasciato eh, due o tre anni fa ormai, eh, e che è, ha eh, scoperto l'effetto Jadin. Questo effetto Jadin eh, può essere descritto in questo modo, forse facciamo prima a vederlo qui. Dunque qui c'è un apparato che ha funzionato al CNR ed era un apparato del gruppo di ricerca congiunto CNR e ISPESL che è durato finché l'INAIL non ha pensato di sopprimerlo. E questo apparato consentiva di vedere in diretta l'effetto JADIN che è un effetto estremamente difficile da riprodurre ed è stato riprodotto ormai in alcune università, in Germania, a Monaco come a Torino, al Politecnico di Torino, mh, naturalmente qui al CNR di Roma, eh, all'ISPESL di Roma um, e, e in diverse, naturalmente nell'Università del Colorado, a Mosca, ma insomma comunque che venì, viene riprodotto con molta difficoltà perché è un esperimento estremamente sensibile e che eh, aveva trovato in questo setup al CNR eh, una una ripetibilità che difficilmente si trova in altri ambienti laboratoristici. Vediamo subito. Ecco, vedete, quando in una cella elettrolitica che è chiusa, cioè connessa, i cui elettrodi sono connessi da un conduttore ma senza un, nessuna batteria che fornisca energia, quando in una cella elettrodica vengono disciolte uno ione, nel caso dell'effetto Jadin, anche un amminoacido, per esempio l'acido glutamico, lo spareggina o altri acidi amminoacidi, e si applica un preciso campo elettromagnetico che si sovrappone alla componente mh, parallela del campo geomagnetico, avviene una scarica elettrica che qui si vede. Eh? Questa è avvenuta. Quando il campo che è stato applicato era di 5 Hz ed era di 20 nanotesla, veramente minimo, eh? diciamo un due millesimo del campo, del campo magnetico terrestre, ebbene sorge un, questo segnale, un picco, eh? un picco di elettricità che passa attraverso il conduttore e attraverso la scella elettrolitica. Questo picco di elettricità non ha nessuna spiegazione perché classica, perché eh, la forza applicata, la forza di Lorentz, dovuta al campo magnetico eh, acceso, che viene acceso quando, per ottenere questo picco, è di 10 alla 7 alla volte inferiore, cioè 10 milioni di volte più piccola della forza caotica di Brown che è. Eh, Distruggerebbe qualsiasi formazione di corrente ionica all'interno della cella elettroelettrica. Per vedere un picco di corrente si deve formare una corrente ionica. Questo, questo di base è il rumore, che rivediamo anche qui, e questo invece è il picco che si forma. Dunque, siccome eh, Laguassè ci ha insegnato che nulla si crea, nulla si distrugge, il problema è capire ma da che cosa deriva questo picco cioè chi ha fornito questa energia. Ecco, l'energia è stata fornita dall'acqua e questa è una prova importante, forse la più importante prova, la prima comunque, dell'esistenza dei domini di coerenza, che poi sono stati visti appunto, ma solo come cluster, quindi senza poter dedurre anche la proprietà della eh, monofase, dell'unità di fase, sono stati visti appunto, come dicevo prima, nel 2008 da Wang e da altri del... Ehm, dell'università dei PNAS, cioè delle, della, del governo americano. Nel 2006 l'effetto è stato spiegato. Eh, in particolare il primo lavoro che eh, ha spiegato questo effetto in maniera completa, dopo un precedente lavoro di Giuliano Preparata e meglio del giudice Martin Fleischmann, colui che ha scoperto la fusione fredda, che oggi è un brevetto americano, è stata per anni un tabù, oggi è un brevetto della del U.S. Navy, eh, e Talpo. Eh, nel 2006 un lavoro di... di Jadin e mio, ha dato eh, questa spiegazione di questo fenomeno introducendo il concetto di mixed coherent domains, cioè di domini di coerenza misti di acqua e di eh, soluti, cioè di, di molecole di, di un soluto, in questo caso acido glutamico. L'ipotesi è stata poi investigata da Yinon e Yinon, da, del giudice con me, e nel frattempo abbiamo osservato l'effetto Zadin anche eliminando gli elettrodi dalla scella elettrolitica. Questo era un passo importante per poter ipotizzare che questo esperimento chimico-fisico avesse una plausibilità biologica. Naturalmente la cellula è un contenitore come è la cella elettrolitica. Però è un contenitore che non ha elettrodi. Eh, e quindi eh, diciamo, per poter immaginare che l'effetto Zadin si realizza anche nella cellula bisognava riprodurlo senza, eh, senza gli elettrodi. E siamo riusciti a riprodurlo nel 2008. Eh, L'abbiamo pubblicato nel 2008 anche con la partecipazione di Zadin, ma comunque il gruppo di ricerca CNR ISPS. Ecco. Come si può eh, approcciare la coerenza? Qui è dovuto a un lavoro di Antonella Deninno, non AS, ma era AN Deninno, che nel 2013 ha mostrato eh, che sia, è possibile mh, testare la quantità di coerenza in un, eh, in un volume d'acqua qualsiasi attraverso l'analisi all'infrarosso, l'analisi spettrale all'infrarosso attraverso uno strumento che si chiama Fast Fourier Transformer Infrared Spectroscope. E, e diciamo, là, eh, il picco di assorbimento, delle, voi sapete che eh, diciamo, all'infrarosso eh, le molecole, eh, certamente le molecole organiche, anche molte molecole inorganiche, hanno, un picco, hanno uno spettro che presenta diversi picchi di assorbimento. L'acqua ne ha uno intorno a 3.000 centimetri alla meno 1. Facendo la deconvoluzione di questo picco si ottengono tre picchi che qui adesso eh, si vedono un po' male perché i colori sono, sono un po' sbiaditi. Si vedono tre picchi eh, e l'area la, sottostante il picco eh, meno energetico quella a 3000 cm alla meno 1 rapportata all'area dell'intera convoluzione ci dice la frazione eh, di acqua coerente nel volume normalmente il massimo si raggiunge per eh, l'acqua distillata che ha circa il 50% di coerenza, mentre l'acqua in cui sono disciolte molte sostanze eh, ha una quantità di coerenza minore. Ma quello che è importante è capire che. Eh, la frazione non coerente dell'acqua è altrettanto importante quanto la frazione coerente, cioè che nella frazione non coerente ci sono appunto eh, gli elettroliti o diciamo, le sostanze che possono eh, dar luogo a ioni che possono quindi realizzare le, eh, le reazioni chimiche. Reazioni chimiche che sono permesse nel disordine eh, globale nel rumore globale delle componenti dell'acqua, per esempio nel citoplasma, proprio grazie all'energia che viene dai domini di coerenza, così che è la stessa energia che viene ehm, nell'effetto Zadin, che è rivelata dall'effetto Zadin. Infatti, per esempio, l'effetto ZADIN, ZE, induce un moto del, del, degli ioni calcio nel citoplasma, anche dai mitocondri. Ecco, noi ci ponemmo nel 2005, mi pare, il problema, ma se è così, se l'effetto ZADIN ha questa rilevanza, dovremmo poterlo vedere all'interno di una cellula. Cioè, applicando, per esempio, la frequenza ciclotronica, la frequenza che adesso chiamiamo, magari alcuni chiamano frequenza di ZADIN, Applicando la frequenza ciclotronica per esempio del calcio dovremmo poter vedere il movimento del calcio all'interno di una cellula. Ed è quello che abbiamo fatto appunto nel 2005. Adesso io non so se si riesce ad azionare, se chi è alla macchina, al computer riesce ad azionare questo film. Eh? No, evidentemente non c'è nessuno. Scusate. Vedete, eh, qui ci sono alcuni organelli del, della cellula, questa è un un'infoscita, e, e in alto, um, questo potrebbe essere un mitocondrio, ci sono diversi organelli che sono eh, molto rossi perché hanno un marcatore, eh, un marcatore che al microscopio confocale risulta rosso luminescente se potessimo azionare il film, vedremo come eh, nel momento in cui comincia il film, che è lo stesso momento in cui noi abbiamo applicato il campo elettromagnetico, il calcio esce dai mitocondri o dagli organelli e si avvia e si diffonde all'interno del citoplasma, avviandosi verso la periferia. Quindi questa è una prova diretta del fatto che... Eh, la frequenza ciclotronica del calcio applicata ad una cellula induce un movimento del calcio. È un fatto molto importante perché c'è stato uno scienziato americano, Liburdi, che ovviamente non aveva ancora questi strumenti eh, all'inizio degli anni 90, che è stato perseguitato per aver fatto questo esperimento, un esperimento simile. Naturalmente lui aveva ricavato delle curve di... Eh, un grafico della quantità di marcatori che aveva poi misurato senza poter fare una ripresa diretta di quello che accadeva nella cellula. Ma la solita compagnia di giornalisti che non capiscono nulla di scienza ma che sono armati da qualche longa manus che non accetta eh, temi come, come questo che rivelano che quindi anche eh, campi elettromagnetici di bassissima frequenza possono indurre effetti biologici importanti addirittura eh, determinando il moto del calcio eh, e quindi un'alterazione della pompa calcio eh, nel, nella cellula, eh, beh, eh, questi giornalisti spioni eh, infamarono Liburdi e Liburdi fu privato di qualsiasi finanziamento. 15 anni dopo abbiamo potuto dimostrare che invece le cose stavano come diceva Liburdi, effettivamente il campo elettromagnetico di bassissima intensità è in grado di muovere il calcio all'interno della cellula. Abbiamo, questa, abbiamo pensato quindi di applicare eh, queste tecniche eh, nella biologia e le abbiamo utilizzate a fini biotecnologici, per esempio per il differenziamento cellulare. Abbiamo realizzato quindi il differenziamento di cellule staminali cardiache e eh, questa pubblicazione su, eh, sul Cardiovascular Research, che è la rivista di della Società di Cardiologia Europea mh, e dell'Università di Oxford eh, riporta appunto il risultato del riuscito differenziamento di cellule staminali cardiache tramite un differenziatore magnetico che fu inventato dal gruppo CNR Ispes, fu brevettato mh, 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 e però poi fu abbandonato. Ora una ricerca che eh, abbiamo Proposto al Ministero della Salute e che eh, ha superato un concorso pubblico nel 2011 per un finanziamento di un milione di euro. Ricerca anche, cioè, per la quale ci onora di, eh, la collaborazione e la partecipazione del professor Montagnier, ma anche di eh, altri importanti colleghi. Eh, oggi, grazie anche al alla tutela del Codacons e del presidente, in particolare degli avvocati, il presidente del Codacons, l'avvocato Rienzi e l'avvocato Giuliano. Oggi abbiamo vinto al Consiglio di Stato e questa ricerca potrà finalmente essere totalmente finanziata. Grazie. Ma il differenziamento non riguarda solo cellule staminali cardiache ma anche altri tipi di cellule e in particolare abbiamo mostrato che è possibile modulare la crescita del tumore, in questo caso in, in topi, inoculati con il carcinoma di Ehrlich. In realtà è una prova, si tratta di un esperimento nuovo fatto nel 2012, 2013 è stato pubblicato su Plus One da noi. Ma eh, è una replica in qualche modo di un esperimento che pionieristicamente è stato fatto da Novikov, uno degli allievi di Jadin, a Pushkino, nella città della biologia prima dell'Unione Sovietica e oggi della Russia. Eh, che appunto mh, trattò cellule delle, del carcinoma di, di Ehrlich che inducono ascite, un carcinoma mammario che induce ascite nei, nei topi. Con il campo elettromagnetico e con frequenze di ciclotrone, eh, con frequenze quindi eh, relative alla pompa del calcio di frequenze di Zadin, per dire così, e altre cellule non furono trattate. Poi furono iniettate, impiantate nel tovo attraverso la vena cava e diciamo, quelle, i topi che avevano ricevuto le cellule trattate con le frequenze di ciclotrone ebbero sì il tumore ma senza produzione di ascite quindi una modulazione di questa, della malignità del tumore è stata possibile attraverso eh, il campo elettromagnetico e noi abbiamo riprodotto questa cosa pubblicata nel 2013 l'esperimento è un pochino diverso da quello di Novikov anzi eh, questo ci conforta perché significa che siamo arrivati eh, sullo stesso risultato per strade diverse, ma comunque tutte strade che si basano sul, sulla scoperta dell'effetto JADIN. Naturalmente, eh, oltre che per il differenziamento cellulare, abbiamo differenziato anche altri tipi di cellule, quelle per esempio del cavo orale, non solo quelle cardiache, eh, ebbene, oltre che per il differenziamento cellulare e per la modulazione dei tumori, i campi elettromagnetici, conoscendo la teoria, appunto, e la, la teoria di preparata del giudice eh, e la, la pratica, l'esperimento esper, di Jadin, eh, di Libov, eh, che lo aveva prodotto in una, in una versione diversa nove anni prima. Ebbene, eh, abbiamo mostrato che si può anche eh, fare altro, per esempio... Eh, modulare eh, la produzione di biofilm da parte delle masse batteriche batterico-resistenti. Ne ha parlato stamattina il professor Blom, dopo il nostro articolo che è apparso nel 2014 eh, all'Università di, di Lumbi, eh, al Politecnico della Danimarca, eh, ha ricordato oggi il professor Blom, hanno fatto ulteriori... Progressi nello studio di questa applicazione dei campi elettromagnetici dell'acqua alla, alla, alla biologia. Eh, ma è molto interessante anche quest'altro lavoro, sempre dovuto a, no scusate, a Novikov, e anche a Bob Kova, che è stata la compagna di Michael Jadin, che eh, ci dice che. Eh, questa combinazione di campi elettromagnetici che io sbrigativamente qui chiamo eh, la combinazione di, di Jadin, l'effetto di Jadin, induce la riduzione dei livelli eh, di beta-meloide eh, nel cervello in due eh, in, in modelli con due animali del, eh, che presentano l'Alzheimer cioè eh, la Bobkova insieme a Novikov e Fesenkova no, Alexandrova eh, cioè questo gruppo del eh, laboratorio di biologia cellulare de, di Pushkino ha appunto mostrato che eh, le applicazioni di campo elettromagnetico purché tuned, purché eh, accordate a precisi campi a precise frequenze a precise intensità, sono in grado anche di eh, Procurare un miglioramento del, dell'Alzheimer. Ecco, poi c'è questa importantissima eh, scoperta di Luc Montagnier pubblicata nel 2009, che diciamo, apre una prospettiva importantissima che è la prospettiva della possibilità di fare una spettrometria. Del, dei batteri, così come oggi si fa una spettrometria delle molecole organiche e inorganiche e diciamo, non si usa più il becco Bunsen per capire se c'è il rame eh, alla fiamma, se è verde o se c'è il fosforo, se è giallo, eh. ma si usano gli spettrometri. E, 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 Luc Montagnier nel 2009 ci ha fatto vedere che è possibile identificare alcuni eh, batteri ed alcuni virus e anche cellule cancerogene del colon eh, attraverso la produzione dello spettro elettromagnetico che il DNA di questi batteri emette in particolari condizioni con un trattamento che poi lui ha descritto, È sempre in diluizione in acqua. C'è da dire che questa scoperta, cioè della radiazione del DNA, è una scoperta importantissima, che è stata è passata abbastanza sotto silenzio, almeno a livello, a livello di mass media, ma che invece eh, a livello scientifico ha prodotto molto. Per esempio, nel 2011. Il fatto che il DNA emetta campi elettromagnetici è stato confermato dal eh, gruppo della Columbia University, eh, il laboratorio di biofisica di Martin Blank e Reba Goodman, eh, che nel 2011 ha scritto un importante articolo sull'International Journal of Radio Biology intitolato eh, DNA as a fractal antenna in electromagnetic fields. Cioè il DNA è un'antenna frattale che genera campi elettromagnetici. Questo peraltro mh, è consistente con alcune caratteristiche dell'esperimento di, di Montagnier. Per esempio il fatto, che eh, è riportato nel suo articolo, che non solo il DNA di batteri che sono in fase infettiva, che quindi esprimono geni, per la produzione di tossine o di proteine che per noi sono tossine, solo quel DNA eh, non è silente ed emette campi elettromagnetici. Lo stesso DNA silente, quando cioè non, non è in fase, il batterio non è in fase infettiva, non genera eh, campi elettromagnetici. Ovviamente, eh, la scoperta di Martin Blank e di Reba Goodman della Columbia University che il DNA agisce come antenna frattale spiega questo fatto, perché i geni sono delle porzioni di antenna e se i geni sono esposti, nel senso quando sono attivi, sono esposti, per esempio i cromatidi sono, si aprono e non, non schermano più il gene, allora eh, si tratta di un pezzo di antenna. Eh, di un pezzo dell'intero DNA che, però, siccome il è frattale, agisce come antenna esattamente come se fosse l'intero DNA. Quindi, questa scoperta dei biofisici americani eh, rende eh, particolarmente attraente e interessante, eh, ulteriormente attraente e interessante, la scoperta di Luc Montagnier. Oggi eh, ci ha riferito come, comunque, con una metodologia similare si può arrivare attraverso la PCR a un'analisi che rappresenti pure quella, pro, porti, che potrà portare pure quella a una mappatura dei, dei batteri e dei virus. E. Uno degli aspetti che però è complementare all'effetto Zadin e che diciamo almeno noi abbiamo sviluppato quando abbiamo letto l'esperimento del professor Bontagnier, che appunto si avvale di diluizioni importanti e volevamo capire perché, è questa scoperta del, del segnale di. Eh, della protonazione dell'acqua attraverso eh, deboli campi elettromagnetici. Eh, in pratica, se l'effetto ZADIN è in grado di estrarre eh, molecole di soluto, per esempio calcio o gluta acido glutammico, dai domini di coerenza che sono fatti da 5 milioni di, eh, di molecole d'acqua, mediamente, eh, ebbene, allora... Eh, nello stato, mh, nello stato di pienezza, perché il dominio di coerenza ha una vita estremamente breve, inferiore al picosecondo, e, e quindi eh, diciamo nello stato di massima complessità è costituito da 5 milioni di molecole. Bene, allora è possibile anche estrarre lo ione H3O+. L'H3O+, che a scuola, al liceo, veniva indicato come un H+, H+, non esiste, l'acqua, si diceva, viene divisa in OH- e in H+. H più non esiste, esiste H3 o più idrato N volte. Ebbene è possibile estrarre questi ioni con, applicando la frequenza di Jadin per questo particolare ione che può essere calcolata, e, e, e quindi protonare l'acqua, cioè rendere l'acqua eh, più ricca di eh, cariche elettriche positive, e, e con ciò aumentare la conduttività dell'acqua. E in effetti noi abbiamo provato in quest'articolo, eh, che vede anche la collaborazione di Libov e che diciamo, ha nel, nello studio di, del professor Montagné la sua origine, per cui appunto, abbiamo chiesto, e eh, lui poi ha, mi ricordo che ci dette anche delle indicazioni operative, sperimentali, per eh, di essere sicuri di questo risultato, Ebbene, questo, questo lavoro è particolarmente importante, oltre che per il fatto di mostrare eh, questa, questa cosa che sembrerebbe molto tecnica, per il fatto che dà una spiegazione del modo in cui all'interno della cellula vengano effettivamente queste reazioni. Cioè, non basta che il. Il dominio di coerenza fornisca dell'energia sufficiente alla formazione di una corrente di ioni, come abbiamo visto l'effetto Zadin, e che questa energia sia tale da consentire a questa corrente di superare il rumore. Voi sapete che c'è una teoria generale dell'informatica teorica, il cosiddetto teorema di Shannon, che dice che, per, o della scienza delle telecomunicazioni, è la stessa, che perché si abbia eh, la possibilità di. Eh, di rivelare un segnale, occorre che il segnale sia più forte del rumore. Nella cellula ci troviamo, come è stato detto da Robert Adair della Yale University, uno tra l'altro degli scienziati, dei fisici più vicini a George Bush, nel periodo in cui lui è stato presidente, nella cellula in realtà le, il rumore è 10 milioni di volte superiore all'intensità di campo che consentono l'esplicarsi di queste correnti. Quindi c'è un problema di realizzare un segnale che superi questa, questo, questo, queste forze di Brown del, che disordinano eh, la situazione, eh, in modo tale appunto che il segnale sia più alto. L'idea è un po' questa. Pensate a quell'effetto di Zadin. No? Questo effetto. Ecco, Quella, quel picco avviene in un ambiente dove è stato correttamente calcolato che eh, la forza di Brown, cioè la forza che causa disordine dovuta agli urti casuali tra molecole, è 10 alle, alla 7 volte, cioè 10 milioni di volte superiore alla forza di Lorentz generata dal campo che viene applicato e che genera questo picco. Ebbene, immaginate quindi che questo picco, che è una corrente, un picco di corrente, sia un insieme di ioni che si mettono dentro l'acqua, ioni di calcio, che all'improvviso, nel giro di mezzo secondo, si mettono uno in fila all'altro e devono muoversi da un elettrodo all'altro. Ebbene, se c'è una forza che muove... Molecole che 10 milioni di volte, è un po' come immaginare una fila di pedoni in, che viene falciata da tir che continuamente arrivano da tutte le parti. Ovviamente quella fila non durerà affatto. Ed era la tesi, ed è la tesi, credo ancora, del professor Adair della Yale University: è impossibile, è uno dei tanti eh, profeti dell'impossibilità. Questo effetto è impossibile, anche se noi l'abbiamo riprodotto. Forse 100 volte perché eh, questi tir dovrebbero distruggere questa corrente. La corrente non si può manifestare, invece la corrente si manifesta. Quindi c'è qualcosa che dà l'energia sufficiente a questi pedoni per resistere ai tir. Quindi c'è qualcosa che consente non solo di resistere, ma di essere più alta, più forte dei tir tanto che il segnale viene, viene rivelato, perché se il segnale, è anche molto alto, è comunque inferiore a un rumore magari molto alto, non si percepisce. Bene, l'altro aspetto che consente, l'aspetto complementare alla teoria di, eh, preparata del giudice, che ci ha consentito di capire che c'era una fonte di energia che poteva fornire l'energia a questi pedoni, ed era il dominio di coerenza, cioè il fatto che alcune molecole d'acqua si muovessero tutte insieme, in fase, esattamente come succede per le onde laser. Le onde laser non dissipano energia e quindi hanno un contenuto energetico che invece l'onda rossa normale, se il laser è rosso, per fare un paragone, non ha. Allo stesso modo il dominio di coerenza ha un'energia che può essere fornita, grazie all'effetto Zadin, alla parte non coerente dell'acqua dove è contenuto il calcio o è contenuto eh, il glutammato. Ma l'aspetto complementare è che se è possibile, per fare in modo che il segnale sia comunque superiore al rumore, è importante che l'acqua sia protonata, cioè che l'acqua aumenti di conduttività. Ed è quello che è stato scoperto con questo lavoro. Questo lavoro ha mostrato che aumenta la conduttività, diminuisce il pH, poi un lavoro successivo ha dimostrato che, eh, ha dimostrato che eh, cambia anche l'indice di rifrazione. Ecco, ma quali sono le frequenze, le frequenze di ciclotrone? Qual è la frequenza di ciclotrone per l'H3O, e i suoi idrati? Sono alle nostre latitudini dove la componente orizzontale del campo, elettro, del campo magnetico, geomagnetico, è circa 50, eh, scusate, 20 microtesla, a queste latitudini sono le frequenze di Schumann. Questo ha rivelato una funzione. Qual è la funzione delle frequenze di Schumann? Ebbene... Ehm, Adesso c'è molto interesse per queste frequenze. C'è stato recentemente il lancio che si è concluso dello Swarm, della costellazione Swarm di satelliti da parte della European Space Agency. C'è stato un progetto di ricerca che è stato presentato da, dall'Università della Danimarca insieme al Geophysical Geological Survey inglese e, e da me promosso, che è stato sottoposto alla European Space Agency per eh, approfondire appunto questo aspetto della utilità delle frequenze di Schumann, perché se la loro presenza ha un ruolo così importante nella vita sulla Terra, probabilmente è anche una condizione nella loro presenza che deve essere scoperta nella ricerca della vita negli esopianeti. Bene, io con questo concludo e vi ringrazio.